Questa volta sarò un po' più pesante del normale, eh? Perché non è possibile che per smontare sto cazzo di fanale, qui c'è una vite e ci sta, questa ci sta, qui sotto ce n'è una che si vede non si vede, che è incastrata là in mezzo, che per andare a prenderla mi è andata quel buco, ma da quel buco lì non ci vai, perché? Perché c'è davanti questa plastica, questo cazzo di plastica non ho potuto smontarla perché la macchina ha 14 anni, si spezza. Questo pezzo qua sopra, che tiene la parafina, costa 170 euro questo pezzo qui. Questo qui se lo vado a rompere, che mi basta, mi costa minimo minimo 200 euro, perché è tutto un blocco. È una cosa veramente schifosa. Ho dovuto fare sto cazzo di lavoro di merda, detto fra noi, che dopo ci metterò un coperchio, un tappo, qualcosa, per poter arrivare a svitare quella maledetta vite là sotto. Io dico, ma questi ingegneri del cazzo, detto fra noi, ma non hanno una soluzione migliore per poter fare in modo che si faciliti? Qui c'è da smontare mezza macchina. Cosa ti costa cambiare quel cazzo di fanale? Cioè, che fanale, cosa costa 400 euro cambiarlo? Ma porca puttana, ma come cazzo lavora sta gente? Io dico, guarda, mi offro dirigente della Volvo, le licenzio minimo il 70%. È una cosa schifosa, proprio una vergogna. Una vergogna. E questo lo voglio mettere su internet perché non è il modo di lavorare. E fagli un cazzo di cosa che sia più a portata di mano, incastatela sopra. Allora fagli un coperchio, sto accidente di plastica. Fagli un coperchio. Porca vigliacca schifosa, ma roba da pazzi. Guarda che lavoro ho dovuto fare, che schifezza di lavoro ho dovuto fare, non un lavoro, che schifezza. Adesso vedrò di rifinirlo, vedrò di metterci una pezza, qualche cosa da coprire. È una cosa veramente vergognosa. Ecco, questa è un'altra di quelle cappelle tipo quella là, di mettere il serbatoio sotto i sedili che c'è da smontare mezza macchina. Veramente non si può, uno schifo.